meno di 24 ore dall'evasione dei 3 detenuti fuggiti dal carcere di Favignana, evasione fotocopia di 2 uomini dalla casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto. 2 detenuti stranieri sono fuggiti infatti nella tarda serata di ieri. I 2 uomini erano reclusi nell'ottavo reparto del carcere di Barcellona. Hanno calato una fune improvvisata fatta di lenzuola annodate e sono fuggiti. Prontamente però gli agenti di polizia penitenziaria sono riusciti a catturarli ed a riportarli in cella. Ore concitate ieri quando nella prima mattinata un uomo, approfittando della poca sorveglianza dovuta alla giornata festiva, si è arrampicato sulla trave di ferro più alta della scala di sicurezza della clinica Cristo Re ed ha minacciato di gettarsi di sotto. Per desistere dall'intento l'uomo chiedeva l'intervento del sindaco a Corinti e dell'assessore Sebastiano Pino. Le richieste dell'uomo disperato erano relative all'assegnazione di un alloggio popolare mai riconosciutogli dall'amministrazione comunale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il 118 che hanno convinto a desistere. L'uomo è così sceso intorno alle 12. Cimiteri di Messina, 2 custodi su 9 in servizio, degli altri è dato solo sapere di problemi amministrativi non ben definiti, per il resto secondo Jalacqua tutto bene e tutto pronto per la festività. Ciò che non va nei cimiteri messinesi sarebbe leggenda metropolitana, secondo l'assessore Daniele Jalacqua, anzi quel che sembra non andare bene sarebbe frutto della scorrettezza di qualche consigliere. Siccome non sono riusciti a trovare il deposito pieno, non sono riusciti a trovare spazzatura, cerbatura non fatta, eccetera, un consigliere ha scavalcato le transenne di un cantiere, ha spostato un ostacolo, eccetera, per non entrare là, è entrato lì, ha fatto le foto del cantiere e poi l'ha pubblicato dicendo: questo è lo stato del cimitero monumentale di Messina. Segnalati problemi anche con la ditta esterna, però, che si occupa della gestione dell'illuminazione delle tombe. Regionali, Cateno De Luca al Palacultura invita il professor Raffaello Lupi del professor Raffaele Tommasini per parlare di baratto amministrativo. Basta perseguitare i poveri, utilizzare questo strumento per dare dignità a tutti, riferisce Cateno De Luca. Ma ci sarebbero problemi di carattere amministrativo per l'incorporamento nelle voci del bilancio dei lavori socialmente utili al fine di soddisfare le tasse dovute. Io credo che ancora l'argomento debba essere approfondito perché ci sono tanti aspetti oscuri. Soprattutto sull'attuazione. Eh? Soprattutto sull'attuazione. È chiaro, tanti problemi oscuri anche perché vi è la necessità di combinare queste disposizioni con le disposizioni in tema di bilancio e quindi dei limiti di bilancio, che possibilità hanno gli enti di non recuperare tributi che per legge sarebbero indisponibili. Del Comune è un sistema di auto-organizzazione che, se viene organizzato appunto con flessibilità, non ci mettiamo subito la burocrazia a chiedersi: ma se qui gli cade un albero, gli cade un ramo in testa, chi paga e si fa male, chi è omicidio colposo? Ecco, se non ci paralizziamo con queste cose può funzionare bene. I conti di Palazzo Zanca, richiamata l'amministrazione comunale dalla Corte dei Conti in merito al bilancio consuntivo del 2015, che mancherebbe di sufficiente armonizzazione con un continuo ricorso alle anticipazioni di tesoreria. Oggi l'assessore al bilancio del Comune di Messina, Cuzzola, incontra la stampa per chiarimenti. L'amministrazione comunale si dovrà infatti presentare il 31 ottobre davanti alla Corte dei Conti.